Allora, torniamo in diretta. Questo era il video di Dalila Spagnolo, appunto nell'ambito del progetto Say Young. La ringraziamo. Passiamo al prossimo ospite. Il prossimo ospite non ha bisogno sicuramente di presentazioni, cantante autore di tutti i testi dei Marlene Kunz, è con noi Cristiano Godano. Ciao. Eccolo qua. Ciao Cristiano. Ciao. Va? Bene, tutto bene, tu? Bene, bene. Non ho il virus, quindi. Ok, infatti, già questo, voglio dire, è un ottimo traguardo. Tra l'altro, noi faremo una breve chiacchiera con te, ci alterneremo un po' con Pierpaolo, io sono Cristiana, e quindi inizio un attimo così, questa breve chiacchierata. Recentemente hai scritto che è bello che l'arte possa aiutare a superare momenti bui, ed è un privilegio sapere che ci possano essere persone che desiderano proprio questo. Ieri sei stato tra l'altro tra i protagonisti di un concerto del 1º maggio inedito e anche diverso. Ecco, la domanda è come stai vivendo questa quarantena dal punto di vista personale, ma anche e soprattutto dal punto di vista artistico? Ma dal punto di vista personale, ho attraversato tutti gli stati d'animo che secondo me stanno attraversando la maggior parte delle persone, cioè una prima fase di spaesamento, di smarrimento, di remissività totale a qualsiasi input esterno, il consiglio obbligo, fra virgolette, di stare in casa, che permane tuttora, sono convinto che sia necessario assecondare qualsiasi richiesta di questo tipo, perché credo che la priorità sia non contribuire a ridivulgare una cosa che dobbiamo toglierci di fretta dalle scatole, e questo fretta pare inopportuno perché sembra che i tempi siano molto lunghi. Poi dopo lo spaesamento c'è una fase inevitabile di accettazione di una consuetudine che è nuova per tutti, perché ci si alza e si rimane in casa, si va a dormire, ci si alza e si rimane in casa, al di là dell'andare a fare acquisti per la sopravvivenza, quindi il cibo. E tutto ciò è durato 2 mesi e non si sa quanto durerà ancora. Adesso il 4 maggio, cioè fra 2 giorni, vedremo cosa poco per volta ci sarà consigliato di fare. E artisticamente non è ancora una situazione particolarmente prolifica. Allora, Cristiano, i Marlene hanno compiuto 30 anni, il disco d'esordio Catartica 25, nei prossimi giorni 26, credo che proprio tra qualche giorno sia l'anniversario. L'anno scorso hai pubblicato Nuotando nell'aria, uscito per la nave di Teseo, faccio vedere anche la copertina, eccola, c'è qua, aspetta, lo becco, eccolo qui. Non è un'autobiografia, non è un romanzo, non è un libro di racconti, ripercorri però canzone per canzone i primi tre dischi, Catartica, Il vile e Ucciso Paranoia. Raccontaci un po' come è nata l'idea di questo libro. Ma al di là dell'occasione che mi ha fatto imbattere in Elisabetta Sgarbi, che è colei che si è inventata la nave di Teseo, che è la casa editrice per la quale ho pubblicato il libro, è un'idea che ho più o meno sempre avuto in testa, quella di dare alle canzoni un'estensione in prosa. Tanto tempo fa l'idea era più letteraria, cioè della serie prendere alcune mie canzoni che avevano certe caratteristiche potenzialmente narrative ed estenderle, farle diventare dei racconti, quindi dare loro modo di esplodere. E poi invece nel libro ho abbandonato l'idea artistico-narrativa e ho più intrapreso un percorso, diciamo, boh, che ne so, di natura, volendo. La natura potrebbe essere saggistica, nel senso che io racconto in una maniera senza pretendere di utilizzare una prosa artistica, racconto delle cose che presiedono la creazione dei pezzi. Però è anche vero che non è esattamente un saggio, perché intanto qua e là io comunque la prosa artistica cerco di inseguirla, perché è uno stile che ho e che mi piace avere in qualsiasi mia manifestazione scritta. E poi gli argomenti di cui parlo spesso sono impregnati di aspetti artistici, perché si parla dell'ispirazione.
qua e là ci sono aneddoti, quindi in quei momenti il racconto assume una qualche valenza autobiografica, ma mediamente è impregnato di contenuti di natura artistica. Sì, infatti, diciamo, oltre che essere in parte anche, no, anzi, soprattutto una guida all'ascolto, no, dei dischi, si scoprono tanti aneddoti, come dicevi tu, tante curiosità, no? Però ci sono anche dei materiali autografi, no? Anche i testi che riporti all'interno del libro. È anche un modo per entrare, come dicevi tu, un po' in profondità nel tuo, nel vostro mondo musicale, anche nel tuo mondo letterario, no? E io l'ho trovata utile perché è anche una specie di biblioteca o di discoteca, no? Perché consigli anche alcuni ascolti e alcune letture. In particolare, soprattutto per gli esordi, non si possono non citare Nick Cave, Sonic Cute e, dal punto di vista letterario, Lolita, no? Di Nabokov. Quanto hanno influenzato i tuoi esordi, i vostri esordi, i due artisti nell'ambito musicale, quindi Sonic Youth e Nick Cave, e Lolita o Nabokov dal punto di vista letterario? Ma Sonic Youth e Nick Cave in realtà erano, se devo pensare al me stesso di tanto tempo fa, quindi di 25-30 anni fa, erano un pallino mio. Mi vedete? Sì? Tutto sì, sì, sì. Erano un pallino mio. Quando io ho conosciuto Riccardo e Luca e sono nati Marlene Kunz, loro nemmeno sapevano chi erano i Sonic Youth e Nick Cave. E in realtà, quindi, io non ho potuto, non ho voluto prevaricare con i miei gusti musicali, e c'erano dei gruppi di mezzo che erano il crocevia fra tutti i nostri gruppi, che furono in quel periodo i nostri principali modelli ispiratori. Io penso ai Soundgarden soprattutto, che della scena grunge erano veramente quelli che più ci influenzavano. Non ci hanno mai influenzato i Pearl Jam, non ci hanno quasi mai influenzato, direi, i Nirvana, forse un po' gli Alice in Chains. Quindi da questo, chissà, di certe cose dovrebbe capire che era più una sostanza quasi hard rock, però c'ero io a disturbare musicalmente tutte queste cose, perché il mio modo sporco di suonare era comunque figlio del noise di New York e dei Sonic Youth. Quindi veniva fuori un ibrido, laddove Riccardo era più un tecnico, perché lui è stato all'epoca un grandissimo fan dei Metallica, quindi lui era un metallaro, diciamo, non era uno che arrivava dalla New Wave, dall'indie. Sono io che l'ho contaminato di tutte queste cose. E veniva fuori un ibrido che era la nostra personalità. E laddove poi, poco per volta, ci siamo avvicinati, ma già nei primi dischi, su canzoni più vicine a un'idea molto melodica, penso a canzoni come Ineluttabile, penso a canzoni come Lieve, penso a canzoni come Le Sangue Debora, quelle sono le mie precipue influenze, non solo Sonic Youth e Nick Cave, che però hanno cioè soprattutto Nick Cave è uno che ha una componente melodica enorme nelle sue composizioni, ma io penso anche a Neil Young. Se non ci fossero state queste influenze, secondo me canzoni come Ineluttabile, come Lieve, come Le Sangue Debora non sarebbero mai venute fuori, perché facevano parte di un tipo di background che non era degli altri, ma era il mio. E per quanto riguarda, scusami, per quanto riguarda Nabokov, Lolita non ha influenzato più di tanto dal punto di vista del mio modo di scrivere, perché sono due ambiti radicalmente diversi. La letteratura di Nabokov intanto è letteratura, quindi tecnicamente è un linguaggio diverso, più disteso, è una prosa. E poi proprio l'immaginario di Nabokov è autoreferenziale, è molto cervellotico ed è molto difficile prendere, posto che uno sia in grado di farlo, prendere quegli ingredienti e inserirli in un contesto di creazione di testi per canzone che hanno bisogno di un loro lirismo, di una loro poeticità. Quindi, più che altro, secondo me, Nabokov all'epoca ha abbagliato moltissimo con la sua personalità certe mie inclinazioni, certe mie attitudini alle risposte. Cioè, io sono stato molto influenzato dalla sua fortissima personalità, anche extraletteraria. Bene. Tra l'altro, nel tuo libro racconti le grandi difficoltà che avete vissuto nei primi anni, tanti concerti, qualche demo, e tra l'altro tra le prime esibizioni e il primo disco passano comunque 5 anni. Ti
poi comunque la tua carriera musicale è partita comunque ad un'età in cui comunque tu eri abbastanza sviluppato sia come gusti musicali ma anche come identità proprio personale, infatti avevi 27 anni e comunque avevi anche una laurea comunque alle spalle che ti avrebbe pure permesso di fare anche un altro percorso diverso rispetto alla musica, ma tu hai deciso, ecco, di intraprendere questa strada. Diciamo, qual è stato il vostro approccio nel mondo della musica in quel periodo e soprattutto qual è stato il vostro approccio nella percezione della propria musica che stavate creando? E poi un'altra domanda, così proprio per curiosità, se comunque questa strada della musica non fosse stata la tua strada, secondo te Cristiano Godano oggi cosa sarebbe diventato? Io mi ero laureato con poca passione in economia e commercio, sarei diventato un bancario frustrato o un commercialista in netto, una delle due, diciamo. No, però per diventare un commercialista avrei dovuto dare un esame di Stato che all'epoca era particolarmente difficile, bisognava crederci molto, quindi no, in realtà non sarei diventato un commercialista perché quell'esame non credo che l'avrei mai dato e quindi sarei stato un impiegato di banca o uno che forse avrebbe provato a diventare un dipendente di qualche azienda in un qualche ambito del marketing o del management, cose di questo tipo, ma con pochissimi numeri, quindi insomma meno male che sono riuscito a fare il musicista nella vita. L'altra domanda non sono sicuro di averla capita bene, ma forse a un certo punto non ho sentito bene le tue parole, però l'approccio che avevamo era un approccio puramente artistico, molto idealizzato, ce l'abbiamo tuttora, per quanto adesso ovviamente dopo 25 anni di carriera ufficiale siamo smagati, conosciamo molto bene tutti i meccanismi, conosciamo le malizie del mondo della musica. Le conosciamo soprattutto utilizzate da alcuni colleghi che sanno approfittare molto delle malizie. Noi siamo sempre stati un po' naif, siamo cuneesi, siamo puri e siamo idealisti e questa cosa non ci ha forse a volte permesso di essere più per tanti. Lo dico nel modo più neutro possibile, ma c'è anche un po' di rammarico in tutto ciò. Però ecco, i Marlene, nonostante 25 anni di carriera, continuano ad avere questa attitudine pura, molto, molto onesta da un punto di vista intellettuale. Non riusciamo a fare cose in cui non crediamo, e quindi ogni volta che esce una nostra canzone, un nostro disco, è ciò che noi abbiamo desiderato fortemente, senza riuscire a pensare esattamente all'opportunità o meno che questa cosa potesse essere magari gestita meglio da un punto di vista di produzione artistica per arrivare a più persone. Abbiamo provato nel corso degli anni a crescere con queste consapevolezze. È chiaro che quando abbiamo ad esempio prodotto il nostro disco Nella tua luce, che io considero un gran disco dei Marlene Kunz, lo abbiamo potuto fare perché avevamo 20 anni di esperienza alle spalle. Se l'avessimo fatto all'epoca dei primi dischi, non saremmo riusciti a raggiungere quel tipo di obiettivo perché eravamo meno consapevoli. Senti, scusami Cristiano, a proposito di questo, no? Cioè, negli anni voi ovviamente avete fatto anche tante collaborazioni, penso anche alla collaborazione con Skin che si è riproposta ultimamente con un brano come Bella Ciao, no? Però avete anche riproposto alcune cover, avete reinterpretato, non so, Paolo Conte, siete stati coinvolti anche in un tributo a Ivan Graziani con una bella versione di Mona Lisa e tante altre esperienze. Però avete anche un rapporto tra voi, i vostri fan, rispetto ad alcune canzoni che forse sono le vostre canzoni simbolo. Una cosa che mi ha colpito del libro è un po' il rifiuto che avete, no? Che tu racconti un po' nel libro, di eseguire Sonica, che è un brano del primo disco e che forse è uno dei vostri più famosi. Ne contabilizzi addirittura le esecuzioni, no? Fatte attraverso il numero dei concerti fatti, delle prove e delle sessioni appunto di preparazione. Ecco, che rapporto hai con queste canzoni, soprattutto con le canzoni un po' più vecchie, quelle dei primi album? Cioè, quanto senti distante quella sensibilità di Cristiano di 30 anni fa o di 25 anni fa rispetto al Cristiano di oggi? Ma no, io non parlo di un rifiuto,
non è assolutamente un rifiuto il mio di Sonica. Io cerco di sondare la psicologia di un musicista e faccio anche l'esempio dei Radiohead, che per un lungo lasso di tempo smisero di fare Creep, quindi cerco di capire, di spiegare alla gente cosa può entrare nella testa di un musicista nei riguardi di certe canzoni che prima di tutto e innanzitutto sono un loro patrimonio di valore, diciamo, usiamo un'iperbole, inestimabile, in realtà volendo sarebbe anche stimabile, però comunque è chiaro che Sonica è una canzone che è nel cuore di molti, così come Nuotando nell'aria, e io non posso che avere un senso di gratitudine nei riguardi di questo pezzo, perché è un pezzo che a distanza di 25 anni ancora i nostri ammiratori richiedono e vogliono sentire. È evidente che non voglio e non mi piacerà mai accettare l'idea che Marlene Kunz siano Sonica o coincidano con Nuotando nell'aria. Abbiamo fatto 100 e passa canzoni, ne siamo orgogliosi, e nel libro ad esempio io parlo di Bernstein, perché proprio mentre scrivevo quel capitolo mi ero imbattuto su Rai 5, se non ricordo male, su un documentario, c'era un'intervista ai figli di Leonard Bernstein che dicevano come suo padre fosse incazzato per il fatto che lo identificavano sempre con le due o tre sue opere maggiori, mentre lui ai suoi figli diceva: cazzo, io ho fatto milioni di altre cose, ma vaffanculo, perché la gente mi vede soltanto e sempre come quello che ha fatto quella roba lì? Poi i motivi per cui questa cosa accade sono tanti, ci sta anche come analisi che noi non si sia riusciti ad avere la stessa forza comunicativa che abbiamo avuto con Sonica per altri pezzi. Questa è una visione indulgente, cerca di capire anche le motivazioni esterne a noi. Personalmente io non potrò mai accettare l'idea che i veri Marlene siano quelli dei primi tre dischi, lo rifiuterò sempre con particolare sdegno, perché non è vero, perché è una stronzata vera e vera e propria a tutti gli effetti. E quindi non è che Cristiano Godano 20 anni fa era diverso, era più irruento, era più smalito, era come posso dire, era privo di una certa di un certo numero di consapevolezze, si buttava nelle cose, e questo ok, se per molta gente questo è un valore fondante, bene, però io faccio notare alla gente che chiunque nella vita non è tutta la vita irruento e si butta nelle cose con assenza di criterio, senza riflettere, cioè qualsiasi percorso umano, a meno che non si sia al cospetto di un idiota, è fatto di una crescita, di un'acquisizione di consapevolezze, di un'acquisizione di esperienze. Uno a 20 anni, a 22 anni, nei confronti della vita ha delle visioni manichee, sa dove è il vero, sa dove è lo sbagliato. Poi crescendo, se non sei scemo, ti accorgi della complessità del mondo, lo interpreti, e tutto ciò crea acquisizioni, consapevolezze e rende il tuo cervello meno irruento e più portato alla riflessione. Ma questo riguarda chiunque. È molto stupido immaginarsi che una persona debba rimanere uguale a se stessa nel corso di 25 anni. Anzi, rinforzo il concetto dicendo che un artista che per 20 anni fa sempre la stessa cosa è molto molto più condannevole, perché evidentemente fa quello che si aspetta la gente, ma non è esattamente, non mi dà la sensazione di una espressione genuina della propria creatività artistica, mi dà la sensazione di un opportunismo di qualche tipo, cioè della serie: ho capito cosa devo fare per rabbonire il mio pubblico, gli faccio sempre più o meno la stessa cosa. Ok, allora, a proposito di canzoni, adesso ti invitiamo a fare due brani che hai preparato per noi, e poi torniamo fra poco con le ultime due. Sì, tutte due di fila? Sì, sì, poi facciamo le ultime due domande. Ok. Allora, questa si chiama Paolo Anima Salva. Non ho idea del perché oggi mi sia venuta voglia di far quella, però sia la canzone, questa canzone che faccio in particolare ora, racconta di una personalità vulnerabile, a disagio col mondo, emarginata per certi aspetti o incapace di connettersi con l'onda giusta, diciamo. E in fondo questa emarginazione di questi tempi non è esattamente una parola aliena. Thank you.
pesato da una specie di incredulità. Sente di non avere certezze, pur se ne fanno la svendita, dagli show in TV della sera alle secche della virtualità, dove sfilano le opinioni con la loro stoffa generica. Si chiede come si potrà mai fare per darsi vita e rintracciare le anime belle e salve che cantava De André, perché rifiuta di accettare di essere l'unico anormale. Ma come si può fare a rintracciare le anime che ti sono simili? Paolo odia ciò che accade nella quotidianità, negli uffici e per le strade, la gente non lo stimola, lo scenario è un melodramma d'artificiosità, con inserti di forzata vuotacine. Si chiede come si potrà mai fare per darsi vita e rintracciare le anime belle e salve che cantava De André, perché rifiuta di accettare di essere l'unico anormale. Ma come si può fare a rintracciare le anime che ti sono simili? Perché sensibili, molto meno fragili di chi tutto crede di sapere di quel grande nulla che sa e poi si intristisce. Pieno di dubbi e poi si incupisce. Vedendosi di spalle partire. Si chiede come si potrà mai fare per darsi vita e rintracciare le anime belle e salve che cantava De André, perché rifiuta di accettare di essere l'unico anormale. Ma come si può fare a rintracciare le anime che ti sono simili? Questa era la prima. Grazie all'applauso silenzioso che mi state facendo. Ora questa è una canzone che arriva prima di quella che ho fatto Aurora, da un punto di vista, diciamo, di successione dei nostri dischi nella nostra discografia. Si chiama Musa e arriva da Uno. È una canzone intima che è connessa col sentimento dell'amore. Una questione di qualità, la tua presenza rassicurante, ipnotica, mi affascina e gioca col mio senno e ne lascia ben poche briciole. E io amo darlo a te, o amabile custode degli sguardi che ti dedico fra lo sragionamento, l'estasi degli amplessi magnifici
Perché tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. E sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Mi strega e mi rapisce la tua giovane saggezza incomparabile, che io seguo e l'eleganza di ogni tua intenzione è incantevole. E quando ti congiunge a me sai essere deliziosamente spinta e docile, coltivando le tue bramosie sulle mie avidità. Perché tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Sai come prenderti il meglio di me, mettendo a riposo la mia irritabilità. Non serve sapere come riesci, perché una meraviglia finché dura ne godremo insieme. Insieme, ne godremo insieme. Voglio aver bisogno di te, come di acqua confortevole. Vuoi aver bisogno di me, troverai terreno fertile. Musa, ispirami, Musa, proteggimi, Musa, conducimi, Musa, adorami. Facciamo l'applauso così. Allora, ciao Cristiano, no, avevamo provato, diciamo, nelle scorse puntate anche a mettere quegli applausi, diciamo, da così finti, ma però c'è l'effetto drive-in, non è interessante. Senti, allora, intanto ti volevo dire una cosa, ragionando appunto Sonic Youth, noi a Cool Club siamo dei grandi appassionati di Sonic Youth, e lì Ranaldo è stato ospite nostro l'anno scorso. Che, lo so. No, e lì Ranaldo ci sta seguendo in questo momento, perché gli abbiamo scritto che... Ci credo. Sì, ci sta guardando, e tra l'altro, così, parlando, scambiando dei messaggi con Veronica, la coordinatrice della puntata e della trasmissione, conosce il lavoro dei Marlene, ma chiede, ma hanno mai aperto un nostro concerto? Credo di no. Yes, indeed. Ah, sì, ok. Perché non... Due volte. Ah, ok, perché lui si ricorda di voi, ma non si ricordava del... non era certo del concerto. In due occasioni. Ah, perfetto. Wow, ma lui è lì davvero? Hi Lee, I'm your fan. I'm a big fan of your style. You are my guitar hero. Grande. Senti, tra l'altro, appunto, l'anno scorso fu con noi nella residenza ReSound. Questo è un invito ufficiale, nel senso che anche a nome di Cesare, che è il direttore artistico del festival, speriamo di averti nel nostro festival prossimamente, appena possibile, appena riapriremo diciamo, i concerti. Tra l'altro, oltre che con i Marlene, potresti venire anche a presentare il disco da solista, perché dovrebbe uscire a breve, ne parlavamo prima della diretta. Ecco, raccontaci un po' di questo disco, che sostanzialmente è finito, credo, e aspettare il momento buono per pubblicarlo. Se ci puoi dire il titolo, le collaborazioni, che tipo di disco è? Ti regalerei uno scoop importante se ti dicessi il titolo, che non ho detto ancora a nessuno.
lo sanno giusto mio fratello, i musicisti, neanche, non tutti i musicisti hanno ancora, che hanno lavorato con me nel disco, sanno alla fine per quale opzione mi sono, verso quale opzione mi sono indirizzato, conoscevano tutta una serie di miei tentennamenti, no, ancora, come ti dicevo prima della diretta, stiamo ancora un po' navigando a vista, perché sono tempi molto difficili da interpretare questi, è tutto sospeso in una dimensione di, come dicevo prima, straniamento. Non si ha la sensazione che far uscire un disco adesso con la gente che ha la testa nel virus e con tutta la gente preoccupata e che pensa d'altro sia una mossa opportuna, però per altri versi è anche vero che proprio perché non esce nessuno c'è bisogno di musica, è molto difficile prendere una decisione che sia... Che non si riveli uno sbaglio atroce, perché comunque un disco ha bisogno di tutto il supporto promozionale possibile e di tutta la possibile ricettività da parte della gente, se no butti via potenzialmente un anno e passa di lavoro perché hai sfruttato male i tempi a disposizione. Senti, riportandoti i saluti di Lee Ranaldo direttamente da New York, mi arrivano i messaggi mentre siamo in diretta. Quindi... Sono felicemente emozionato, ma io l'ho anche poi incontrato recentemente. I met you lì, maybe 5 or 6 months ago in Torino. We spoke sometimes, but my English is not so good, so I'm not able to bring on a conversation. I would like to speak you in Italian to tell you how much Sonic Youth was so deeply important for me since Bad Moon Rising on. Each record of Sonic Youth for me is something exceptional, wonderful. So thank you very much. Fantastico, con questa carrambata siamo veramente felici di avervi messo in connessione. Speriamo magari di ospitarvi anche insieme nel sarebbe salento. sarebbe fantastico, ma lui è veramente il mio guitar hero, cioè quando io ero giovane nei Sonic Youth addirittura io preferivo lui, si parla di sottigliezze, cioè io li adoro tutti e due, però lui era quello più vicino a me da una serie di punti di vista e per me era il mio eroe. Allora speriamo di organizzare questa bella rimpatriata. Allora, noi ringraziamo veramente di cuore Cristiano per averci concesso questa lunga intervista, questi due brani, e ci vediamo presto, speriamo esca presto il tuo disco e speriamo riprendano presto anche le attività dei Marlene Kunz. Grazie ancora Cristiano. Voi, saluti a tutti. Ciao, grazie Cristiano.